E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto nel titolo, andremo a vedere insieme come ottenere la quest del Pandemia Primordiale. Per chi infatti ci ha seguito ieri sera in live avrà notato che è stata aggiunta una nuova quest segreta in grado di farci droppare l'arma di Destiny 1 Pandemia Primordiale, che rivediamo in nuove vesti sotto il nome di Pandemia Perfezionata. Premetto che questa sarà una serie di tre video, il primo in cui farò vedere come droppare la quest e accedere alla missione che vi porterà all'ottenimento dell'arma, il secondo in cui appunto andremo a vedere il percorso della missione stessa e il terzo per quanto riguarda la boss battle. Considerate che non abbiamo ancora finito il boss, infatti ci trovate in live su Twitch mentre appunto tentiamo di finirlo e andiamo anche a fare la missione eroica, quella dedicata al prodigio dell'arma, di cui ovviamente troverete la guida più avanti. Non sapendo quindi se il boss sia particolarmente complicato, vedremo se fare una guida anche specificamente sul boss o meno. Andiamo subito però a vedere come ottenere questa quest, chiamata Transponder dei Caduti. Innanzitutto sappiate che per ottenere la quest dovrete aver completato con il PG con cui vorrete andare a farla la quest del Re dei Ratti, quindi quella che si svolgeva durante l'anno 1 su Titano. Ci tengo a precisare che dovrete averla fatta solo ed esclusivamente con il personaggio con cui volete fare la quest. Io per esempio con lo stregone con il cacciatore non l'ho fatta e sono dovuto andare ad utilizzare il Titano. Fatto ciò vi basterà startare l'avventura settimanale Cattivi Vicini. Inizialmente dovrete semplicemente completare gli obiettivi che vi sono richiesti, ovvero recuperare le scorte dai caduti. Andando però più avanti nel punto in cui vi si chiede di aprire una porta, troverete un'altra porticina sulla destra rispetto a quella più grande. Qui iniziano i problemi, nel senso che non si è ancora ben capito secondo quale criterio questa porta viene sbloccata o meno. Inizialmente per esempio a me aveva aperto la porta Laika che con il cacciatore aveva fatto la quest. Essendo però con lo stregone avvicinandomi al computer non ho ottenuto nessuna quest. Ho dovuto quindi rifarla con il titano e una volta arrivato mi ha subito dato il completamento. Tuttavia alcuni dicono che la porta potrebbe non aprirsi subito. Per sbloccarla dovrete quindi esaminare il cristallo che trovate subito davanti a questa e quello che è invece posizionato in fondo alla sala precedente, per intenderci appena entrate sulla destra. Una volta che la porta si sarà aperta vi basterà avvicinarvi sul computer alla vostra destra e otterrete la quest Transponder dei Caduti. Esaminandola potrete notare che sono necessari 6 nodi per sbloccare appunto lo step successivo. Questi sono dei piccoli dispositivi diffusi in giro per settori perduti sulla zona morte europea e su Nessus, di cui adesso andremo a vedere la collocazione. Preciso che non so se vadano fatti necessariamente in ordine, ma nel dubbio voi comunque seguite quello che vi dico. Il primo si troverà nella zona morte europea, più precisamente nel settore perduto lo scarico alla periferia. Vi basterà seguire il percorso del settore perduto senza doverlo per forza completare. E arrivati in fondo troverete un burrone. Sceso questo, su una piattaforma metallica troverete il primo nodo. Il secondo si trova sempre nella zona morte europea, anch'esso nella periferia. Questo però è situato nel settore perduto Cascata dei Sussurri. Dovrete quindi entrare e non appena arriverete nella prima caverna, buttarvi subito sulla sinistra. Sotto infatti allo strapiombo troverete una piccola cavernina all'interno del quale sarà posizionato il secondo nodo. La visuale che state vedendo voi l'abbiamo percorsa dalla fine del settore perduto. Il terzo nodo sarà anch'esso nella zona morte europea, Matrosland. Dovete entrare quindi nel settore perduto Atrium, quello all'interno della chiesa, seguire la strada e dopo delle scalette girarvi subito a sinistra, dove in una stanza troverete il terzo nodo. Il quarto sarà anch'esso a Trostland nella zona morte europea, però sarà nel settore Passo della Vedova, quello sulla sinistra per intenderci. Dovrete andare in fondo al settore perduto, esattamente vicino alla cassa, e sopra questa ci sarà un piccolo balcone distrutto, dove appunto troverete il quarto nodo. Il quinto sarà invece su Nessus, dovete quindi cambiare pianeta. Andare alla radura degli Echi e entrare nel settore perduto Tana della Carogna. Una volta arrivati in fondo vicino alla cassa, sulla destra troverete il nodo nascosto in un piccolo anfratto. Dovete fare un minimo di parkour per andare a recuperare, ma comunque niente di infattibile. Il sesto ed ultimo nodo è posizionato anch'esso su Nessus, all'interno del settore perduto all'esodo nero. Una volta entrati vedete una serie di container ammassati. Sulla sinistra ce ne sarà uno particolarmente in bilico, all'interno del quale sarà presente l'ultimo nodo. Una volta fatto ciò, sul transponder compariranno un sacco di numeri, di cui sinceramente non so dirvi il significato. Tuttavia dovrete andare al rifugio. Una volta spawnati, subito sulla destra troverete una sorta di cantina, all'interno del quale ci sarà un capitano caduto.
capitano tramite il quale potrete startare la missione per andare a ottenere il Pandemia Perfezionata. Quindi ragazzi, io spero che questa prima parte della guida vi sia stata utile. Nella prossima andremo a vedere nel dettaglio il percorso che dovremo affrontare durante la missione, che vi ricordo essere al 6.90, quindi mi raccomando alzatevi di luce altrimenti non ce la farete. E detto questo, direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, lasciate la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche dal bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaura, e la tua luce è